Il Cerasuolo di Vittoria è l'unica DOCG siciliana, è un matrimonio perfetto tra il più famoso Nero d'Avola e il meno famoso ma molto speciale Vitigno Frappato. Frappato è un vitigno più profumato e conferisce al Cerasuolo i profumi di piccoli frutti rossi, di lamponi, di viole. Nero d'Avola conferisce al Cerasuolo struttura e longevità. Vino di facilissimo abbinamento è indicato in tutti i piatti speziati, si abbina anche alla carne bianca, all'agnello, al pollo, ma soprattutto un grande piatto, un tonno scottato a una riduzione di sciroppo di Cerasuolo di Vittoria, che mi è stato insegnato da Vincenzo Candiano della locanda di Don Serafino, uno dei quattro ristoranti stellati che abbiamo nella provincia di Ragusa. E questo tonno scottato si abbina perfettamente al Cerasuolo di Vittoria, servito a una temperatura leggermente più bassa del normale rosso, quindi anche a una temperatura di 15 gradi. Un abbinamento un po' insolito, ma a cui sono altrettanto legata, è il cioccolato di Modica. Nello specifico mi riferisco al cioccolato di Modica dell'azienda Buonaiuto e al suo cioccolato al peperoncino, che con il Cerasuolo di Vittoria trova veramente un magnifico abbinamento fine pasto. Il nome del Cerasuolo di Vittoria viene da Cerasa, dalla ciliegia, perché anticamente il Cerasuolo in realtà era fatto solo di frappato e quindi il suo colore era molto più chiaro. Il Nero d'Avola e il frappato nella DOCG possono essere al 50% fino al 70% del Nero d'Avola e il 30% di frappato. Il Cerasuolo di Vittoria ha anche la possibilità di essere interpretato nella versione classico. Deve riposare in cantina per 18 mesi dalla vendemmia, mentre il Cerasuolo di Vittoria DOCG può essere messo in commercio dopo appena 8 mesi dalla vendemmia. Noi, come Valle della Catech, abbiamo scelto di interpretare il Cerasuolo di Vittoria solo nella versione classica. Ha il 60% di Nero d'Avola e il 40% di Frappato. Per il Nero d'Avola non usiamo più la barrique, ma abbiamo preferito il tonneau circa 8-9 mesi. Mentre il frappato rimane in vasche d'acciaio, poi i due vini vengono assemblati insieme e poi lasciati riposare in una vasca d'acciaio per 6 mesi circa, e poi il resto lo fanno in bottiglia insieme. Per il nostro Cerasuolo utilizziamo un frappato che abbia più struttura, per cui utilizziamo un vigneto diverso dal quale proviene il frappato in purezza. Un vigneto il più alto a circa 200-240 metri e la terra è una terra rossa, rossa chiara per il frappato e rossa scura per il Nero d'Avola. Il Cerasuolo di Vittoria è un vino che noi, come Valle della Catech, che facciamo il Cerasuolo di Vittoria solo nella versione classico, consigliamo di berlo entro i 7 anni, perché ha il 40% di frappato dentro. Il frappato non è un vitigno da lungo invecchiamento, quindi il Cerasuolo di Vittoria, a nostro avviso, è un vino che va consumato entro i 6-7 anni. Questo lo possiamo dire per quello che riguarda oggi il nostro Cerasuolo di Vittoria, ma stiamo lavorando con Carlo Casavecchia a un progetto che riguarda un Cerasuolo di Vittoria riserva importante, sul quale poi potremo forse parlare di longevità maggiore. Quindi nei prossimi 2 o 3 anni sentiremo parlare di un altro Cerasuolo di Vittoria Valle della Catech, che sarà il Cru di Cerasuolo di Vittoria.